Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi, porca di quella porca di quella porca, non potevo non registrare questo video, ragazzi. Un utente, un mio oramai posso dire carissimo amico, mi ha mandato un leak freschissimo, ragazzi, è più fresco del pesce che me lo pesca la mattina alle 5. Raga, sembrerebbe che avremo nei prossimi giorni due nuove modalità in Fortnite. Abbiamo visto, ragazzi, con l'aggiornamento 4.4 come sia cambiato tantissimo il mondo, la mappa di Fortnite. Abbiamo visto come siano stati eliminati i carrelli, ma siano state inserite le rampe di conseguenza. Abbiamo visto la nuova skin aviatore disponibile anche ieri per PlayStation Plus per i possessori dell'abbonamento. Abbiamo visto, ragazzi, che con l'E3 di Los Angeles finalmente è stato ufficializzato l'arrivo di Fortnite anche su Nintendo Switch. Purtroppo, ragazzi, parlando un secondo di Nintendo Switch, di Fortnite e di cross platform, sembrerebbe che ci siano ancora dei problemi di compatibilità tra Sony e Nintendo. Quindi non riusciamo a capire bene, ragazzi, se adesso avevamo già problemi con Microsoft e Sony perché non c'è il cross tra Xbox e PS4, ma sembrerebbe che non si riesca a giungere ad un accordo tra Sony e Nintendo, quindi potrebbero i giocatori di Nintendo Switch non avere la possibilità di giocare con i giocatori di PlayStation. Per quello che riguarda invece, ragazzi, le nuove modalità, cioè che ci mettiamo belli comodi, ragazzi, la prima, ragazzi, si chiamerà Score Royale, quindi score come punteggio royale. Questo, ragazzi, abbiamo anche una descrizione, è un nuovo modo per ottenere la vittoria reale, che sembrerebbe essere diverso da quello con cui siamo abituati a giocare fino ad adesso su Fortnite. Il fatto di killare i giocatori non è più la cosa più importante, ragazzi. È vero, sembra stranissimo detto così, anche io faccio un po' fatica a crederci, ma il leak, ragazzi, sembrerebbe essere ufficiale. È molto strano. Allora, questa modalità, ragazzi, premierà i giocatori che andranno in giro per la mappa esplorando e guardando dappertutto. Ottieni punti, quindi sarà una modalità a punti, ragazzi. Bisognerà ottenere dei punti aprendo i chest, aprendo le casse di munizioni, prendendo le armi e le munizioni che troviamo in giro per la mappa e ovviamente uccidendo i nemici. Altri punti extra verranno aggiunti con gli oggetti consumabili, quindi i funghi, le mele, le pietre salterine. Il giocatore che alla fine della partita otterrà il punteggio più alto sarà il vincitore. Quindi, ragazzi, andremo a vedere, non sappiamo bene quando verrà introdotta questa, ovviamente, modalità a tempo limitato, ma comunque una cosa che stravolge completamente tutto il nostro gioco, perché noi siamo abituati a vincere killando la gente e rimanendo gli ultimi nella mappa. Scusate, nella mappa. Questa modalità invece avrà una classifica. Come vi dicevo, ragazzi, hanno avuto anche da dire su questa nuovissima modalità che vi sto per dire, ragazzi, che si chiamerà invece battaglia finale. Raggiungi il cerchio finale e poi combatti per la vittoria reale. Questa, ragazzi, sembra invece una modalità, un mix tra la 20 verso 20 verso 20 verso 20 verso 20 e la modalità Blitz, perché, ragazzi, questa modalità avrà invece tutte le caratteristiche che siamo abituati noi a vedere di Fortnite, quindi bisognerà killare i nemici e sopravvivere, ma si potrà giocare in tre modi diversi. Il primo, ragazzi, sarà due team da 50, quindi è una 50 versus 50, in poche parole, però una Blitz 50 versus 50. 5 team da 20 o, attenzione, ragazzi, 8 team da 12. Sono
sono delle notizie che sono veramente trapelate in una maniera, non sappiamo neanche come facciamo ad avercele, ragazzi. Sono delle news che solo voi che state guardando questo video siete in grado di conoscere, non è stato ancora annunciato da nessuna parte. Beh ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, vi ricordo un bel pollicione in su ragazzi, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale mi raccomando e condividetelo raga, condividetelo con tutti i vostri amici. Queste sono news veramente belle belle fresche, belle fresche. Noi ci vediamo in live, ciao!